Siamo col vice sindaco del comune di Ischia, Luigi Di Vaia, in questa stagione turistica che è iniziata all'insegna di tantissimi eventi, in particolare oggi parliamo di Universia, di questo evento di cui si sente parlare da mesi che interesserà la Campania, ma anche l'isola di Ischia, in particolare per l'organizzazione del pranzo di alcuni degli ospiti che coinvolge tutti e sei i comuni dell'isola. A che punto siamo con l'organizzazione? Stiamo profondendo questo sforzo come isola di Ischia perché cogliamo l'importanza dell'evento e il ritorno mediatico che quest'ultimo avrà ad ogni livello. Il 3 di luglio ci sarà, il 3 di luglio pomeriggio a San Paolo, una bellissima cerimonia al termine della quale ospiteremo 120 persone tra istituzioni governative e Presidente della Repubblica, Vice Ministri, Presidenza del Consiglio e insomma ci sarà il gota della politica italiana. Ci sarà, al piano superiore, nella sala Champions del San Paolo, ospiteremo oltre 600 persone, quindi tra circa 400 giornalisti internazionali accreditati ed altre cariche ad ogni livello. La sala Champions con la terrazza annessa, quindi l'area esterna, sarà allestita dai sei comuni di Ischia con l'accordo e la sinergia con alcuni tra i migliori chef che il territorio propone e che mi sento di ringraziare a nome mio dell'amministrazione comunale di Ischia e delle altre cinque municipalità isolane per lo sforzo che stanno profondendo con spirito di servizio affinché l'evento possa riuscire al meglio. Ischia Lounge sarà il nome della serata, a breve presenteremo il logo dell'evento, sarà il marchio della nostra isola sulla giornata di inaugurazione delle Universiadi, che è sicuramente nell'ambito dell'intera organizzazione quella più importante e che raccoglie il maggior numero di personalità che si accalcheranno a Napoli la sera, il pomeriggio e la sera del 3 luglio. Quindi un impegno importante, ma che darà una visibilità, secondo me, senza pari alla nostra isola. Noi dei sei comuni dell'isola di Ischia siamo fortemente concentrati sull'organizzazione di un educational che vedrà la luce tra il 4 e il 5 di luglio. Ci stiamo coordinando con Capri per capire come organizzarci, ma insomma un educational dedicato esclusivamente a giornalisti internazionali provenienti da tutto il mondo che verranno sulla nostra isola, avranno la possibilità di girare e di gustare anche qui in loco i prodotti tipici ischitani e poter godere delle bellezze che il nostro territorio offre, con l'auspicio che sapranno scrivere e dire nei loro rispettivi paesi bene di noi. Oltre a questo, Ischia sarà presente con un desk all'interno della cittadella delle Universiadi, dove delle hostess spiegheranno che cos'è la nostra isola, l'offerta turistica e soprattutto, tra virgolette, venderanno un tour dedicato in occasione delle Universiadi a quanti tra turisti, curiosi, parenti, atleti non più impegnati nelle competizioni vorranno venire sulla nostra isola.